Allora, abbiamo fatto già 3 settimane di lavoro. Siamo soddisfatti di come abbiamo lavorato, partendo dal presupposto che non ci lamentiamo delle assenze o degli infortunati. Non sarà mai un motivo di discussione. Siamo consapevoli che siamo partiti in sei, ne aggiungevamo uno, ne perdevamo uno, quindi siamo stati sempre in sei. Parlo della squadra, della nostra squadra. E questo voglio che diventi una mentalità, cioè far diventare chi c'è importante, perché quelli che non ci sono purtroppo non possono darci nessun tipo di aiuto. Siamo contenti della quantità di lavoro che abbiamo fatto, dell'atteggiamento dei nostri giocatori, che pur se stanchi, sotto pressione, hanno sempre dato il loro apporto. E questo ci fa piacere dirlo. Naturalmente questo deve diventare tutta una conseguenza, non si deve esaurire con 3 settimane di lavoro, ma deve essere portata avanti fino alla conclusione del campionato. A livello fisico hanno lavorato molto col preparatore, a livello tecnico hanno lavorato individualmente con i due assistenti. Abbiamo già anche cominciato a fare riunioni di tipo individuale. Ho chiesto agli assistenti di prendere di volta in volta i nostri giovani giocatori, i nostri nuovi giocatori, cominciare ad inserire sul campionato facendogli vedere DVD dell'anno scorso e non perdiamo occasione, come questa che ho avuto un attimo fa per il quale sono in ritardo, per farli entrare mentalmente dentro al campionato. Quindi vuol dire che oltre al fatto atletico stiamo cercando di lavorare molto sulla mentalità, sulla durezza mentale necessaria per giocare questo tipo di campionato. La consapevolezza, ve la ripeto, è che abbiamo una squadra completamente nuova. Abbiamo il gruppo, diciamo, che guida la squadra, molto nuovo, e in quel gruppo ci sono giocatori che non hanno mai giocato in Europa o che non hanno mai giocato in tanto periodo. Quindi questi sono i 3 pilastri su cui vogliamo costruire la nostra squadra. Sono pilastri su cui lavoriamo ogni giorno, ai quali dedichiamo molto molto tempo, a costa di, come dire, di arrivare un attimo dopo, però vogliamo essere molto molto solidi, vogliamo diventare molto solidi. A livello tattico abbiamo buttato già delle idee nell'attesa di verificare le capacità individuali, di conoscere le capacità individuali proprio da inserirle in questi sistemi e di cominciare ad interagire tra loro, quindi di cominciare ad usare un linguaggio tecnico che sia compatibile a loro. Le partite le avete già dei risultati, li conoscete, però in questo momento sinceramente do forse più le idee all'impegno, a quello che stiamo facendo, che non ai risultati, anche se ho detto alla squadra a un certo momento, dopo la quarta partita, ho detto adesso cominciamo a lavorare anche sulla mentalità del volere ad ogni costo, dopo la terza partita, di volere ad ogni costo la partita, la vittoria, perché credo che prima bisogna preparare la squadra mentalmente e poi si può cominciare a chiedere. Chiaramente questo chiedere ogni giorno aumenterà sempre di più perché bisogna arrivare alla prima partita proprio con la giusta mentalità. Mi piace pensare però che bisogna abbinare queste richieste alla reale forza della squadra, quindi conoscendo l'attuale forza della squadra posso chiedere certe cose. Quando verificherò naturalmente una forza che sta crescendo, chiederò un qualcosa in più, perché non voglio dare sicurezza alla squadra, non voglio dare frustrazione. Quindi, se posso sintetizzare, come dire, fiducia sì, presunzione no. Prego con le domande. Coach, dalle prime amichevoli si è capito, ma non c'era bisogno, in realtà, proprio dalla composizione della squadra, che siamo una squadra di transizione, ma abbiamo qualche difficoltà in più a metà campo, a difesa schierata. È questo un punto sul quale lei sta lavorando? Assolutamente sì. Sì, perché per le nostre caratteristiche la prima cosa è che siamo un vascello. Allora, se non vogliamo farci distruggere dalle corazzate, dobbiamo essere rapidi, veloci, sgoscianti. E questa è sicuramente una forza che noi abbiamo, che dobbiamo mettere in mezzo al campo e che si evince proprio sui 28 metri. Mentre sui 14 dobbiamo crescere, devono crescere i nostri playmaker, che devono capire la doppia velocità, ma vi assicuro che Brown sta facendo tutti gli sforzi per capire, un giocatore molto molto motivato, quindi
Sappiamo che lui non è il point guard, il playmaker, scusate, ma è un point guard. Però sono convinto che lui possa fare, possa crescere e che la sua crescita determinerà la crescita della squadra. Ma non è l'unico a dover crescere perché ho responsabilizzato tutto, perché abbiamo avuto delle volte problemi con il primo passaggio d'ingresso nei giochi, che poi determina, secondo me, la qualità dell'azione successiva. Abbiamo avuto problemi perché non facciamo ancora bene i blocchi, perché delle volte ci dimentichiamo lo schema, perché siamo ancora a pensare. Quindi, è un passaggio che è sicuramente vero, però anche lo prendo sempre come stimolo per diventare migliore. Altre domande? Vabbè, le partite purtroppo non abbiamo avuto modo di vederle, però da quanto ho sentito per necessità anche, spesso ha giocato con Dirivitz da tre. Una sola volta, ma se no scusa, finisci la domanda. No, volevo sapere se questo è stato un punto, è stato dovuto alla necessità oppure sarà possibile vederlo anche in futuro. E se oltre a essere utile in attacco, lo è anche in difesa, Cerco di farmi capire come allenatore, no? Io cerco di sviluppare tutte le qualità di una squadra, cioè di verificarle prima, e per il campionato per me ha questo senso. Allora, abbiamo giocato anche con doppio playmaker per vedere come gestire, come dare ritmi, no, alla squadra, per, come dire, l'idea della combo guard, così ci togliamo un po' di pressione sulla cosa. Così come Dilevis, nella mia idea, siccome non abbiamo un 3 che va verso il 4, però abbiamo un 4 che potrebbe fare il 3. Allora, se giochi contro Ferrara, c'è, come si chiama, Jackson, che è 2 metri e passa, potrebbe anche essere utile. Se giochi contro Milano e Mancinelli gioca da 3, ci potrebbe essere utile. Quindi è sicuramente una prova per dare alla squadra un'arma in più. C'è da parte sua la grande disponibilità ed utilità, e quindi una verifica che farò, che ho già fatto e seguiterò a fare, perché è una cosa che voglio avere nel nostro bagaglio tecnico-tattico. Coach, lei prima parlava del miglioramento da parte di Brown, anche sotto il profilo mentale, riguardante anche la velocità da gestire nel corso della partita. Invece l'impatto di Nelson, anche se da poco si è aggregato al gruppo, qual è stato? No, non abbiamo avuto ancora l'impatto. Mentre Brown è arrivato e si è buttato a capofitto sul lavoro, uno è interessato al lavoro. Avete visto, se c'eravate ieri con Gianluca, lavorava sulla mano sinistra, perché già abbiamo visto che lui ama molto la mano destra, ma siamo già consapevoli che poi tatticamente gli avversari gli chiuderanno la mano destra. Allora stiamo responsabilizzando a lavorare anche sulla mano sinistra, e lui ci si è buttato anima e corpo. Lo stesso che deve fare il giovane giocatore che per la prima volta, Nelson, è arrivato in Italia e in Europa. Cioè, mentre Brown ha già un percorso, lui deve ancora capire dove si trova. Quindi questi colloqui, queste chiacchierate, questi video devono servire. Quindi non abbiamo ancora potuto analizzare tutte quelle che sono le sue capacità e verificare tutto quello che può fare per la squadra, può dare alla squadra. È un impatto che ancora non abbiamo avuto, ma per motivi prima di jet lag e poi di infortuni. Sì, a Trautmann, il percorso di Trautmann è quello di stare in campo il più a lungo possibile e che sia l'allenatore a decidere quando stare in panchina. Il suo problema principale sono i falli. E le prime 3 partite è uscito sempre per 5 falli, poi nelle altre invece ne è arrivato a 4 e siamo riusciti a tenerlo sempre dentro. Quindi parlandoci, verificando, aiutandolo a capire come usare meglio il corpo e a non usare le mani, per esempio, ecco, lui sta facendo dei passi importanti. È un giocatore importante per la nostra squadra perché è il vero giocatore d'area, quello che ci dà l'alternativa. Io amo molto il gioco perimetrale, amo molto i lunghi dinamici e amo molto i lunghi che giocano anche sul perimetro. Ecco, lui ci dà la doppia opzione perché è l'uomo d'area, ma state attenti che lui, se viene sul perimetro, può anche fare un tiro da 3 e molto spesso realizzarlo. Quindi è un giocatore importante, faro di questa squadra.